un consiglio di fine anno che vale anche come compendio di tutte le attività fatte o meglio non fatte da questa amministrazione. Purtroppo in 3 anni di disamministrazione Falcomatà ha massacrato questa città, questa è la verità, perché non solo non ci sono i servizi essenziali che sono al minimo storico, l'amministrazione più scarsa della storia di Reggio Calabria ha perso gli obiettivi fondamentali, perché l'aeroporto che non è diventato strategico ha generato l'aggancio della ZES di Gioia Tauro verso l'area di Lamezia come noi temevamo e abbiamo denunciato da 2 anni, attenzione che tutte le infrastrutture, tutte le cose, le zone economiche speciali saranno collegate nell'area di Lamezia, quindi questo è un fallimento di questa amministrazione che è anche amministrazione metropolitana, quindi ha messo alla berlina, diciamo, la nostra città che deve comunque fare politiche di campanile. Noi dobbiamo difendere la nostra città, se non la difendiamo noi chi la difenderà? Allora la sfida qual è per non perdere la speranza? Perché io dico sempre, come la cattiva politica produce mostri, la buona politica può produrre angeli, cioè opere buone che possono, diciamo, generare il bene della nostra città. Noi dobbiamo combattere per far diventare l'aeroporto strategico, dobbiamo combattere per unire i nostri fratelli di Messina, perché se non siamo uniti l'area metropolitana dello Stretto non decollerà mai. E quando può decollare se non oggi che c'è l'opportunità di agganciare la ZES al porto, visto che c'è l'autorità portuale unica al porto di Messina? Allora dobbiamo fare questa battaglia, dobbiamo fare la battaglia per fare in modo che Reggio Calabria sia una città turistica. L'ultima, diciamo, l'ultima iniziativa del sindaco, che anche questa ha devastato l'immagine della città nel mondo, perché questo servizio, diciamo, che sui lordazzi, come li ha chiamati lui, è stato proiettato in tutte le televisioni, in molte televisioni italiane ma anche nel mondo, che cosa ha generato? Ha generato una devastazione dell'immagine. Un buon padre di famiglia, quale il sindaco, per la propria comunità deve sanzionare chi sbaglia, ma deve proteggere i propri figli, li deve educare senza, diciamo, sbandierare 4 venti le cose negative che i propri figli fanno. Quindi è stata una cosa anche questa devastante. Qual è, diciamo, il mio augurio che voglio fare anche a tutti i cittadini della città di Reggio Calabria? Non perdete la speranza, lottiamo insieme per poter raggiungere obiettivi importanti, perché dobbiamo costruire le basi per il futuro della nostra città. Le battaglie le dobbiamo fare insieme e le dobbiamo fare, diciamo, convinti che possiamo vincerle, perché sicuramente tutti gli amministratori delle altre città cercheranno di portare acqua al proprio mulino e noi dobbiamo portare acqua al mulino di Reggio Calabria.